Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video di acquisti. Ho delle cose tra virgolette recenti e delle cose che non vi ho mostrato nel precedente video acquisti per diversi motivi. Me ne sono dimenticata praticamente. Cosa mi dico? Ah, il letto. Sono praticamente senza occhiali, quindi vedo una cosa che aleggia nell'inquadratura. Comunque, perché con la fascia e gli occhiali, visto che stamattina sono scesa ma avevo gli occhiali da sole. E invece gli occhiali da vista con la fascia sono terrificanti, sorvoliamo. Da dove partiamo? Ah, dal regalo di Natale che non vi ho mostrato nell'ultimo video, acquisti regali. Da comunque mia sorella mi ha preso, credo da Target o qualcosa del genere, questo portafoto a forma di cuoricino rosso con dentro mi ha messo delle foto di Maggie da questa quando era piccola, non so se si vede, questa l'ha fatta tipo l'anno scorso, prima di Natale. Qua non, sono vicini, non si riescono a vedere, ma qua è tipo Cinisile, luce, tipo d'angioletto. Sono alcune foto, alcune delle più belle foto che ho di Meghina mia. Ora questa qua non so dove appenderla, finora l'ho tenuto così perché volevo mostrarlo, ma sono dimenticato, quindi c'è un po' di polvere. È rimasto in giro per la stanza per un pochino di tempo, quindi probabilmente ora lo appenderò al muro sul letto. Non so ancora bene in che modalità, però andrà a finire là. Poi, quando sono stata ad Amsterdam, mi ero portata una borsa gigante che mi aveva regalato mia sorella presa a Londra. Il peso me l'ha uccisa e ho dovuto comprarmi una borsa grande lì ad Amsterdam perché ero senza borsa praticamente, ero portata solo quella. E ho preso questa con, l'avete già vista in un video outfit, comunque con tutte le scritte Amsterdam circolari, c'è il viola, c'è il rosa, arancione, un rosa chiaro, un rosa fucsia. Molto carina e molto capiente. La marca è la Robin Root. Sì. E l'ho trovata, mi ricordo, una decina di euro in offerta. Dentro è ben rifinita, non pensavo sinceramente, perché queste cose da turisti di solito sono una ciafeca. Invece è bella rifinita, dentro c'ha la cerniera, quella con la zip. Che cosa c'è dentro? Ah, ho conservato il fogliettino illustrativo. Vediamo se c'è scritto Flower L Big Flower Bag. Black Purple, ah, ci sta il codice BH123 e 5. Mi è piaciuta molto. Tra quelle che avevo visto, era quella che mi intrigava di più. Sì, volevo vedere se c'erano. Allora, c'è di Londra, Parigi, Madrid, Vienna, Buenos Aires, New York City, Munchen, non so pronunciarlo. Con diversi paesi. Roma c'è, Milano, o qualcosa del genere. Mi sa che non c'è. Perché è più facile arrivare a Roma che a Milano se ne voglio un'altra. Però è molto carina. Continuando a descriverla, dentro c'è anche una taschina qua per il cellulare, i fazzolettini o le chiavi. Sotto ha la cosina per tenerla rigida se lo si vuole, io lo tengo perché non mi piacciono le borse che spampaniano sotto. E dentro tutta con il marchiata, diciamo. È stato veramente un acquisto che non mi aspettavo. Anche la zip qui è marcata, carinissima. Poi i saldi, sono passata da Bata, queste le avete già viste in un video outfit, sempre perché mi sono dimenticata di farle vedere nel video acquisti precedente, e ho preso un paio di stivali, erano al 50, aria per 100, costavano 79,99, le ho pagate, vabbè, 40 euro. Aiuto! Allora, lo stivale è così, è marrone. Ha il tacco largo con il carro armato sotto, le ho già indossate, l'ho fatto vedere anche nel video outfit. La parte davanti è tipo in
Sì. E dietro è un tessuto semielastico. La zip, la cernierina arriva fino a metà scarpa. Sono molto comode, quando le indossate le ho tenute su senza problemi tutto il tempo. Ora non posso farvele vedere indossate perché ho dovuto tenere, cioè, ho la videocamera agganciata alla presa perché praticamente la batteria non va più, non ho capito cosa è successo e quindi per poter registrare ho dovuto togliere la batteria e attaccare la videocamera alla presa, quindi non vi posso far vedere come sono indossate, però nel video outfit che magari vi linko qui e vi lascio anche il link nell'info box, si vedono abbastanza bene. Forse il colore è un po' sfalsato perché ero con le luci artificiali, però questo è il suo colore. Sono molto alte perché mi arrivano, io sono comunque una ragazza molto alta, sono alta 1,78 e mi arrivano sotto al ginocchio, quindi belle, belle alte. Era parecchio che cercavo un paio di scarpe di questo colore alte e sono stata molto contenta. Quando sono andata da Bata c'era la possibilità del secondo acquisto a metà prezzo e ho preso un paio di guanti di lana neri di quelli lunghi. Non ho più il targhettino, ma mi sembra che a prezzo pieno poco sotto i 10 euro, erano al 50, quindi poco sotto i 5, li ho pagati 2,40 euro, qualcosa del genere. Sono di cashmere 100 al 10%, 40 lana, poi vabbè, viscosa. Sono molto caldi, ma siamo d'accordo che qua c'ho l'orologio. Sono molto caldi, hanno questa parte qua, aspettate che li tiro un attimo su. Vengono molto alti prima di tutto, fino a sopra il gomito, e poi hanno questa parte qua chiusa a polsino. Sono molto comodi. Io poi porto spesso le maglie tipo queste a lupetto con uno smanicato ed è carino anche in locale rimanere con il guanto un po'. Ups, il mio capello un po'. Sto impazzendo, scusate. Poi passiamo a un regalo che mi ha portato di recente mia zia, è stata qua la settimana scorsa, è un, un attimo che è tesa, deve essere un porta orologi, è tipo una piccola cassettiera con 9 cassetti quadrati, con la parte in avanti argentata. Io sinceramente, a parte che per ora non l'ho ancora riempito perché non so cosa metterlo e non so dove metterlo, io dovrei togliere quel computer che vedo dalle mie spalle perché praticamente è morto, ma devo prima ricercare una cosa all'interno e quindi deve venire il tecnico a casa praticamente. Appena il sistemo, tolgo il computer, metterò la postazione trucco, metto tante virgolette perché alla fine sono due cassette, una già ce l'ho, mi devo comprare un'altra cassettiera a fianco e recuperare quello spazio là dietro, e quando comprerò la seconda cassettiera questa andrà a finirci sopra. Non so se metterci trucchi, orologi, non lo so ancora, devo pensare. Non c'è nessun riferimento, no, è stato, probabilmente c'era il prezzo, è stato tolto qua dietro, però è molto bella. Non so se questo nuovo trend di cosine per la casa, come si chiama? Chubby, Chubby, boh, mi ricordo. A me il bianco, sinceramente, come potete vedere, qua c'è bianco, di qua c'è un'altra. La mia cameretta praticamente è tutta bianca, con diversi colori, a parte quella scrigna che deve scappare, deve volare via, ha diversi colori di cose per aprirli, non mi escono le parole. Ne sono diversi, c'è il dorato, c'è l'argentato, poi ho delle cose rosa, delle cose verdi, però il colore predominante è praticamente il bianco. Acquisti, un bel acquisto, sono andata a Padova e ho fatto un giro a Venezia, anche se c'ero già stata, e gironzolando così per le viuzze carine mi sono imbattuta in MAC. Non avevo bisogno di niente. Praticamente avevo bisogno solo di un mascara, ma i prezzi di MAC del mascara, sorvoliamo, me lo prendo forse da Essence, alla fine stamattina l'ho comprato da Essence, però volevo un rossetto, volevo
per me il rossetto di MAC e ho comprato il Russian Red, che è un matte. Io ero indecisa tra il Russian Red e il VBV, come si chiama, non lo so. Alla fine ho optato per questo perché, per quanto ne ho capito, non ne capisco niente, è il primo prodotto di MAC che ho, è a base blu. Mi sono fatta questo regalino. Praticamente fra un po' è il mio compleanno, quindi è il mio regalo di compleanno. Probabilmente indosserò questo bel colore proprio la sera del mio compleanno. Profuma di roba da mangiare. Forse sarà stato vicino, che l'ho messo in valigia, sarà stato vicino a qualcosa da mangiare. Tipo di dolcetto. Vabbè. Comunque, nell'albergo dove sono stata facevo un caldo di pazzi, me l'ha fatto sudare ed è rimasto segnato dalle goccioline di sudore. Vabbè. Quindi questo è l'acquisto più di tutta la mia vita. Perché l'ho pagato 19 euro costa. Sì, 19 euro. Vabbè. Non mi serviva sinceramente un rossetto rosso perché ce l'ho. C'ho anche il lucido ambra rosso. Ma volevo qualcosa di particolare per farmi un regalo per il compleanno. Poi, acquisti random che ho buttato nella solita bustina di tessuto di Luna. Allora, first, cerchiettino. Non so se vi ricordate, nell'altro video acquisti avevo comprato quello bianco per poterci incollare le treccine. Praticamente si vede tutto e quindi non posso fare quella cosina. Ho preso questo che è un colore per i miei capelli un po' più scuro, quindi ci posso incollare tranquillamente le treccine e metterle come cerchietto perché l'elastico della fascia si è smollacchiato. Kiko! Sono passata da Kiko, non di recente. Questa qui si sta notando un bel po' di tempo, vi posso dire anche quando sono andata. Il primo febbraio è passato un mese e ho comprato le goccine Sugar Smart perché mi erano finite. Queste costano 6,90 euro, la faccia del bicarbonato di sodio. Ma mi servivano e quindi le ho prese. Poi della Anika un contorno occhi con le cellule staminali. Mi sono meravigliata del quantitativo di questa scatola, sono 50 ml, di solito i contorno occhi sono da 15. Probabilmente questa scatolina mi durerà un paio di vite. È carina, però mi piace. Poi, visto che mi è finito, ora sto usando un campioncino, appena finisce inizio a fare questo. Poi, mamma mi ha preso della Sensitive, della Mood, la Sensitive Mask. È una maschera di pulizia profonda all'argilla, pelle delicate o sensibili. Vabbè, è una maschera per maschera all'argilla. Era un bel po' che io non facevo maschere, ogni tanto meglio farle. Poi della Glenova, sì, ho ripreso la maschera, la crema viso idratante con filtri UV. Trattamento dermoprotettivo di tutti i tipi di pelle, l'avevo già utilizzata, mamma già me l'aveva comprata e se vi interessa vi lascio il link alla recensione. Poi, me l'ho dimenticata, di Bulgari una mousse in italiano, dove sei? Mousse detergente illuminante, versare una piccola quantità del prodotto sulle mani, vabbè, per pulire. Sono 125 ml, non so quanto l'ho pagato. È liquidosa. Ora sto usando un latte detergente della Yves Rocher, che avevo il campioncino, quindi appena finisce metterò in utilizzo questo. Poi sono passata, non di recente, questi acquisti sono più o meno da un mese a questa parte, da Combibel e ho preso al 50% questa forcina con tutti gli svaroschini, stava 7,90 euro, l'ho pagata al 50%, quindi si poteva fare. È carina, l'ho pensata ad abbellimento tipo di uno chignon da incastrarci sopra, qualcosa del genere. Se era il prezzo pieno col Kaiser che lo compravo,
Senti una cosa, da scarpe e scarpe, perché mi era finito il mascara di Rocher. Sinceramente avevo provato a rivitalizzarlo con l'acqua calda, praticamente non ce l'ho fatta. Quel mascara ha sempre rotto un po' le bolse. E a parte, vabbè, ho preso delle calze riposanti, sorvoliamo, non credo che sia una cosa interessante da mostrarvi. Ho preso della Essence, niente fuori, ah, è dato una volontata, quello là, il mascara, come ti chiami, Maximum Volume Mascara, quello con lo scovolino un po' particolare, ero indecisa tra questo e la Love Extreme, quello rosa, il prezzo era uguale, un attimo che vi dico quanto costa. Allora, dove sta? 3,59 euro. Il prezzo era uguale, solo che questa è di confezione più piccola. Ci sono 8 ml, l'altra, se non sbaglio, è da 13, qualcosa del genere. Alla fine ho optato per questo perché sono curiosa di provare questo scovolino particolare. E poi ho comprato le ciglia finte. Non ho mai usato ciglia finte. Queste sono le 05 Natural Effect Lash, the frame Fame, for Fame, vabbè, sì. Non ho mai usato ciglia finte, ma mi è venuto lo sfizio, e ho comprato anche la colla abbinata, anche se dentro ho letto che c'è la mini colla, ma mi sono informata, la colla che c'è all'interno, uno, non è efficace come questa, e due, dovrebbe essere un pochino più dannosa. Magari proverò a utilizzare anche questa, giusto per farvi la recensione, non lo so ancora. Però, vabbè, ho comprato anche la colla. Ho finito? Fatemi dare una rapida occhiata. Borsa mostrata, quello mostrato, quest'altro mostrato. Sì, io vi mando un grosso bacio. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!